Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata a Computer Museo. Oggi abbiamo qui un pezzo veramente speciale, visto che è anche dei fine anni 80. Si chiama Gioca Traduci TR-117C. È un vecchissimo traduttore da gioco che era stato dato dalla Mulino Bianco con i premi, ovviamente a punti. Questo magnifico Gioca traduci praticamente, come dice il nome, ha due funzioni, quella del traduttore e quella del gioco. I giochi in questa cartuccia sono 8 giochi, tra cui anche il famoso Tetris, insieme a un'altra cartuccia che si chiama Pac-Land, che ovviamente è un po' il tarocco di Pac-Man. Quindi andiamo a vedere subito la prima funzione, che è il traduci. Allora, come vedete, aspettate che... Ok, non si era acceso. Come vedete il display è... Forse si vede? Non si vede, boh. Si vede a malapena perché ovviamente non so se sono le batterie scariche o proprio il display esausto che non può più far vedere nessun carattere. Ok, a questo punto ci chiede cos'è che vogliamo tradurre. Noi, aspettate, tiro un po' indietro la telecamera, ok? Noi traduciamo, non so. Oddio, forse no. Ok, il tasto ok, dov'è? Deve esserci un tasto ok, che però non trovo. Ok, comunque qua come vedete ci fa le varie differenti conversazioni, come vedete, che possiamo decidere, emergenze, roba del genere. C'è anche possiamo decidere noi cosa far tradurre, esempio, in inglese. Come vedete, vabbè, anche se è un po' anche questo farlocco, anche perché non è che ha tradotto proprio ciao, mi ha scritto ciascuno. Io però se scrivo ciao mi devi tradurre. Allora, aspettate. Vabbè, comunque funziona, un pochettino è un po' da gioco questo traduttore. Poi andiamo a vedere invece quello sulla destra, i videogiochi. Allora, i videogiochi ce ne sono, come vedete, un po'. Infatti, se trovo il tasto per decidere... Ah, ecco. Come vedete, ci sono diversi tipi di giochi. Basta farlo partire. Ecco, come vedete, vabbè, aspettate che ne trovo uno che so giocare perlomeno, perché questi non li so giocare. Ecco, anche questo so giocare. No, non sono neanche partito, è quello il problema. Aspettate, cerchiamo un altro. Non so neanche questo cos'è. Partiamo subito da che mi... Ah, questo qui ho capito cos'è. Ecco, infatti mi è andato insieme la vista. Comunque. Però così non si vede perché è contro luce. Comunque questo qui è un po' arcanoid, in bianco e nero. Vabbè, comunque. Andiamo avanti, cambiamo un secondo cartuccia. Cacchio, è dura anche con la Sega 16 bit questa roba. Ok, proviamo. Ecco, questo è pure un po' stonato. Si vede niente. Infatti non si vede proprio niente. Ok, non so come si gioca, però non vedo bene. È perso. Com'è sta? Eppure c'è anche il Pac-Man dei poveri. Che forte. Vabbè, comunque non so neanche questo come giocarci. Ah, non va più il tasto centrale, ecco perché. No, vabbè. Comunque non andava più il tasto centrale.
Comunque, questa è la review di questo gioco che è Gioca Traduci TR 117C. Ci rivediamo alla prossima puntata del Computer Museo. Ah, è della Sanyo, ho appena scoperto. Ci vediamo. Ciao ciao!